Ben Duffy, capo ufficio stampa dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, ha incontrato gli studenti del corso di giornalismo della facoltà di scienze politiche. L'incontro dibattito, organizzato dal giornalista Rino Labate e dal responsabile dell'ufficio culturale del consolato americano a Palermo, Rino Francavilla, si è tenuto nell'aula Falcone della facoltà in via Tommaso Canizzaro. Come di consueto, prima dell'inizio dell'incontro, sono state consegnate ai due ospiti locandine ricordo e maglietta con il motto del corso. Tra un governo libero e una stampa libera, scelgo una stampa libera, di Thomas Jefferson. Rino Francavilla, nell'occasione, è stato insignito dagli studenti del titolo di allievo onorario del corso di giornalismo, per il suo impegno e la sua costante presenza. Inoltre, è stata comunicata ufficialmente la stipula di una convenzione, che permetterà agli studenti di giornalismo di sostenere un periodo di stage presso l'ufficio stampa dell'ambasciata a Roma. Ben Duffy, dopo un breve excursus della sua lunga carriera, che 3 anni fa lo ha portato in Italia, ha spiegato qual è il compito di un capo ufficio stampa in un'ambasciata. Ha poi toccato i punti più attuali del palcoscenico nazionale e internazionale, dal rapporto Italia-Stati Uniti al recente viaggio di Bush in Europa, incentrato in particolar modo sullo sviluppo economico nei paesi emergenti, sul miglioramento della situazione sanitaria africana e sulla guerra contro il terrorismo. Molto spazio anche per le domande degli studenti, soprattutto sulla politica estera, i rapporti con la Russia alla luce delle ultime tensioni tra i due paesi, l'elezione del nuovo presidente francese Sarkozy e la questione palestinese. Si è poi parlato anche del giornalismo statunitense e le differenze con quello italiano e della base americana di Vicenza. Infine, Ben Duffy ha anche espresso il suo parere sulla politica italiana. Il governo di centro-sinistra ha preso delle decisioni difficili con il dovere di gestire una maggioranza piccola.